La presenza delle donne durante la resistenza fu effettuata nel 15 novembre del 1946, una tedesca che portava il sud al partigiano inglese. Buongiorno a tutti, sono particolarmente emozionato, onorato e felice di rappresentare oggi per conto del sindaco Sant'Agostino l'amministrazione comunale di Laveno Mombello. Ringrazio tutti i cittadini qui presenti, ringrazio il corpo filarmonico, ringrazio i nostri amatissimi alpini con bersaglieri, ringrazio i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale, le forze dell'ordine e la Croce Rossa italiana. Grazie anche ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giovan Battista Monteggia, che dopo saranno protagonisti di un momento sicuramente toccante. E grazie di cuore all'ANPI, che ci onora con la sua presenza e che è custode di una tradizione in difesa della libertà e di valori che tutti noi condividiamo. Oggi è un giorno importante e è bene continuare a conservare e tutelare in ogni modo. 25 aprile 1945, si leva un corale e festoso inno per la liberazione da una dittatura oppressiva e sanguinaria. Liberazione che fu l'esito dello sforzo di un vasto movimento costituito da comunisti, socialisti, cattolici, azionisti, monarchici, liberali, repubblicani, azionisti, che rifiutarono il regime nazifascista,
vi si opposero prima tacitamente, poi apertamente con le armi, disdegnando collaborazioni e ambiguità con il potere costituito, mossi da un impellente imperativo, quello di resistere, cioè di rimanere saldi e compatti contro un sistema ritenuto ingiusto e liberticida. Fu la parola d'ordine, lo sprone etico di donne, uomini, giovani e anziani che divennero partigiani, ossia individui che alla indifferenza, alla passività, alla convivenza colpevole, all'inerzia e al silenzio preferirono lo schierarsi dalla parte della libertà e di un sistema ideale valoriale antitetico a quello in essere, invece che a sua volta umiliava e depauperava l'essere umano. Individui coraggiosi e altruisti, ribelli per amore, come recita la preghiera del partigiano, che liberarono il nostro territorio dalla paura che aveva già mietuto troppe vittime. Incursioni, rastrellamenti, impiccagioni, prigionie, deportazioni, minacce, torture, tormenti fisici e psichici, censure e imbavagliamenti, violazioni di diritti, discriminazioni e odio per la diversità, campi di sterminio, non potevano e non dovevano essere la regola e l'ordinario per un paese civile e democratico. E a questi ribelli per amore il merito di averci liberato da tutto ciò. Una legge delicata e propizia fase di rinnovamento doveva imporsi. Si era all'alba di una nuova pagina della storia che dobbiamo a quelle donne e a quegli uomini che non lesinarono sangue e sudore, che vinsero sui propri egoismi, sulle proprie inquietudini e paure, per pensare a un bene più grande, a tutela della collettività intera, un inizio che troverà poi il suo compimento con la Costituzione Repubblicana del 1948, da allora faro per ogni istituzione democratica. Tra montagne, colline, campagne, fienili, trincee scantinati, scorreva un invisibile filo rosso che legava migliaia di individui pronti a sacrificarsi pur di custodire e difendere il non negoziabile valore della libertà, pronti a indignarsi e a reagire contro i soprusi e le angherie, ad accogliere generosamente soldati alleati e a nascondere ebrei in fuga in nome dell'unica appartenenza al genere umano. Non mancavano divisioni, crisi, punti di vista differenti, errori, ma alla fine prevalse la volontà di procedere uniti nella lotta contro i nazifascisti, rimandando a dopo la vittoria le altre questioni. La guerra di liberazione fu una svolta storica che provocò un cambio di paradigma e sollecitò scelte personali e intime non procrastinabili, e fu, come ha sottolineato più volte Norberto Bobbio, un gigantesco fenomeno di disobbedienza civile in nome di ideali superiori come libertà, eguaglianza, giustizia, fratellanza dei popoli. Richiamarsi alla resistenza oggi vuol dire richiamarsi al valore perenne di questi ideali, rispetto ai quali si giudica la vitalità, la nobiltà, la dignità di un popolo. Ascoltiamo le voci dei tanti testimoni che hanno combattuto, voci raccolte in diari di guerra, autobiografie o tradottesi in militanza politica, come non pensare tra i tanti a Pertini, Nenni, La Malfa, Parri, Tinanselli, politici di altra statura. Meditiamo sulle narrazioni di storia e cronaca locale, e in questo è benemerita l'azione anche dell'ANPI, che spesso propone all'attenzione la vicenda e l'opera di partigiani che hanno combattuto in questa terra.
Soffermiamoci sulle pagine di scrittori come Pavese, Fenoglio, Calvino, per citarne solo alcuni, che seppero descrivere atrocità, tensioni, gioie e dolori di madri in trepidante attesa, eroismi di giovani idealisti, agguati, massacri, la lotta continua tra la vita e la morte. Visitiamo i luoghi simbolo della resistenza, dal nord al sud. Lì troveremo spunti, ispirazioni, incoraggiamenti e ammaestramenti per tutelare e difendere le nostre libertà e quelle altrui, perché la libertà è creatura fragile, vulnerabile, contro cui non mancano mai predatori occulti e palesi. A noi il compito di vigilare e di smascherarli. Demoni oscuri aleggiano sempre e ovunque nella storia. E oggi dobbiamo resistere al fianco anche di quei fratelli ucraini che stanno combattendo per la propria libertà. E noi, stando al loro fianco, stiamo ricordando, soprattutto a chi non ha vissuto le atrocità della Seconda Guerra Mondiale, che la libertà conquistata non è eterna, gratuita e scontata. C'è un bellissimo passaggio del discorso del presidente Mattarella dello scorso anno nel ricordare i morti per mano nazista ad Acerra, in cui parte con i versi di Bella Ciao per ricordare come purtroppo ogni volta, ogni alba, ci si può trovare invasi da qualcuno e sotto le loro bombe, e noi dobbiamo fare in modo che di tutelare non solo le nostre sicurezze ma anche quelle altrui. E vorrei concludere con i versi che il poeta Giuseppe Ungaretti scrisse per i morti della Resistenza. Stamattina è stato commovente muoversi tra cimitero di Laveno, Cerro, Mombello e ora il culmine qui. Questi non sono edifici così, tanto per, non sono pietre, sono pietre vive che vogliono continuare a parlarci. Nel commemorarli nelle varie tappe è stato commovente leggere dei nomi, dei cognomi, perché lì c'è la storia è fatta di tutti noi e non è un'entità astratta che ha a fare di altro. Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce, perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce. In quel primo per sempre c'è il nostro dovere di ricordare con gratitudine chi non c'è più. Nel secondo reiterato per sempre ci deve essere il nostro impegno presente e futuro, perché la luce continui a splendere su tutti e per tutti. Viva la Resistenza, viva l'Italia, viva l'Europa unita e in pace. Grazie. Grazie a tutti, ora passo la parola. Soggetto all'occupazione nazifascista, che nei lager nazisti era molto forte per coloro che erano di concentramento tedeschi, più della metà erano quattro, per poi essere uccisi a Dachau. Dovrebbe essere fatta da tutti i militari in tutti i conflitti bellici che attualmente hanno difficoltà quotidiane, i civili, ossia la gente comune, che non combattono, cava di sopravvivenza, la morte dei propri cari in guerra, le città, campo di battaglia tra tedeschi e anglo-americani, che sono precipitati nella condizione di vita a livelli oggi inimmaginabili. Solo i combattenti anglo-americani provocarono un migliaio di vittime. Furono eroi che sognarono, con una dignità di tanto coraggio che poi trovarono ricettacolo nei tanti racconti familiari della dopoguerra. Partigiani combattenti in montagne e città,
operai e operaie che scioperarono il 1 marzo del 44, operai che furono deportati nei KZ, ovvero nei campi di concentramento nazisti, donne che operarono nella resistenza, donne che resistettero sotto i bombardamenti, ex militari in Germania che dissero no al fascismo di Salò, i ritenuti alla leva, i disertori. A tutte queste persone dobbiamo dire grazie dei loro sacrifici.